problema dei forestali è semplice. La Toscana, che ha uno dei più alti patrimoni boschivi in tutta Italia, viene penalizzata da questo punto di vista perché non vengono fatti degli investimenti, vengono fatte delle misure palliative, come è stata la delibera di giunta di ieri sera, che garantisce una parte di fondi solo per il 2016, ma non c'è un piano organico. Attualmente le proposte di legge che stiamo ridiscutendo sono solo dei semplici aggiustamenti per risistemare in qualche modo, e spesso non nel modo più indovinato, le competenze che precedentemente appartenevano alle province. Ma ripeto, non c'è un piano organico, questi lavoratori non vengono tutelati, l'ambiente non viene tutelato e tutte quelle che sono le funzioni relative all'ambiente. Noi da questo punto di vista siamo schierati e faremo tutto il possibile in sede istituzionale perché vengano riconosciuti i diritti dei lavoratori e i diritti dell'ambiente.